Quando hai impostato le masse dei capelli anche con il chiaroscuro, diventa evidente dove applicare i mezzitoni, anche nel volto, per cercare la fisionomia. Lascia da parte i particolari, quelli si fanno alla fine perché altrimenti condizionano troppo. Cerca di usare la gomma pane come se fosse un pennello bianco per cercare le masse, non per cancellare. Quest'occhio dovrebbe essere un po' più basso. Non so se si vede, ma anche intorno agli occhi cerco ombreggiature e non linee per tracciare particolari. Bisogna continuare ad aggiungere poche ombre per volta, mantenendo in equilibrio il chiaroscuro in generale. Non fatevi catturare da una certa zona appesantendola, altrimenti poi perdete l'equilibrio del lavoro. Perché qui girano sti capelli, qui vanno così e qui c'è un rientro, qui girano in questa maniera. Vabbè, io mi metto a studiare i capelli per filo e per segno. Vabbè, insomma. E adesso che ho impostato tutti i valori abbastanza buoni di chiaroscuro nell'insieme, che posso andare a definire qualche particolare. E allora forse questo è troppo. Qui c'è questa stranissima piega d'espressione che è molto bella. Per rendere il volume,
devo ombreggiare il piano facciale che va dalla tempia al fianco dello zigomo e della mascella. Dei piani facciali vi voglio parlare in una delle prossime serie di lezioni da 5 minuti. Rimanete collegati, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina. Uso la gomma pane come se fosse un vero e proprio strumento di disegno per applicare luci. Continuiamo domani.